Roberto Saviano torna a parlare di ONG e di migrazione. Voi sapete che Roberto Saviano, diciamo, possiamo definirlo pro-ONG, ma questa volta parte da lontano, parte dal 2017, dal governo Gentiloni. E parla dell'incapacità da parte di tutti i governi che si sono succeduti di risolvere i motivi che causano le emigrazioni dall'Africa e punta il dito su chi criminalizza le ONG. Affida il suo pensiero sul naufragio appunto di Lampedusa di 2 giorni fa, con molte decine di morti, tra cui donne e bambini, e lo scrive sui social, dicendo hanno bandito le ONG, eppure si continua a morire, come dimostra il naufragio a poche miglia da Lampedusa. Su 50 naufraghi solo 22 sono stati tratti in salvo. E poi dice, anzi, nel Mediterraneo si muore di più proprio perché hanno bandito le ONG. Si morirà sempre nel Mediterraneo fino a quando ci saranno ragioni per partire e su quelle nessuno ha idea di come agire. Non solo, petrolio e armi ci legano le mani. Quindi, secondo Saviano, il problema è che bloccando le ONG i morti aumentano. Sempre secondo Saviano, occorre ammettere la sconfitta delle stesse organizzazioni nella guerra intentata contro di loro. Questa volta non si vede solo riferimenti anti-Salvini, che aveva chiamato il ministro della malavita. In realtà questa volta lo scrittore parte dal 2017, quando c'era il governo Gentiloni, targato PD. E da lì parte la prima analisi dell'autore di Gomorra. Dice, era il 2017, era appena partita la guerra alle ONG, una guerra orchestrata solo per racimolare voti, una guerra combattuta e vinta, dobbiamo prenderne atto, comunicando con crudeltà e diffondendo notizie false. E dopo migliaia di morti, senza volto né nome, siamo sempre qui, al punto di partenza. E poi parla sempre del governo Gentiloni 2017, dice: hanno bandito le ONG chiamandole scafisti, trafficanti di uomini, ma poi a trattare con gli scafisti, con Bija, il noto trafficante di uomini libico, uno dei più brutali aggressori di migranti. Secondo l'ONU, abbiamo visto solo persone che agivano in nome e rappresentanza del governo italiano. Quindi, secondo Open Arms, se loro avessero avuto le mani più libere, avrebbero potuto salvare i migranti coinvolti nel naufragio. Allora, Saviano dice che fermando le ONG aumentano i morti. Invece, il discorso è diverso, ma io non lo dico per contrastare a tutti i costi quello che dice Saviano o per dare delle giustificazioni false, inesistenti o delle teorie senza né capo né coda per andare contro alle ONG. Quello che vi sto per dire, l'ho sempre detto nei video, è qualcosa di estremamente reale, una fotografia reale di quello che succede. Prima dell'arrivo di Salvini, moltissime partenze, moltissimi arrivi e tra le partenze e gli arrivi c'erano moltissimi morti. Questo era prima che arrivasse Salvini. Arrivando Salvini, facendo accordi con la Libia e fermando le ONG fuori dalle acque nazionali, che cos'è successo? Attenzione, gli arrivi con le ONG fanno parte di solo un 10% di tutti gli arrivi. Quindi dovrebbe essere ininfluente. Ma cosa succede? Con la politica, diciamo, porti chiusi, si arriva in Italia con i documenti e con i requisiti, è successo che tutti gli arrivi, ONG e arrivi fantasma, come li chiamano, sono diminuiti del 70-90%. Le partenze sono diminuite del 70-90% e i morti in mare diminuiti del 70-90%. Ci sono sempre partenze, sempre morti, sempre arrivi, ma al 90% meno. Perché se le ONG sono solo il 10% e Salvini fermava qualche ONG, qualche, non tutte, qualche, perché alcuna riusciva ad arrivare, che sono solo il 10%, come si
relaziona con l'altro 90% che non arriva. Qual è il motivo? Il motivo è questo. Gli scafisti ormai hanno le coordinate delle ONG, sono in internet, le pubblicano le ONG, siamo qui con le coordinate. La maggior parte degli scafisti ha telefoni satellitari e può con la barca dirigersi verso le ONG. Partiamo dalla base di partenza che non c'è accordo tra scafisti e ONG. Partiamo da questo, che non è mai stato verificato. Però, dalle testimonianze, parecchie, video testimonianze che ho visto anch'io di persone arrivate a Lampedusa hanno detto: io prima di fare il viaggio ho contattato lo scafista per chiedergli che garanzie ho di arrivare dall'altra parte. Lo scafista mi dice: guarda, io sul cellulare ho le coordinate dell'ONG, io metto poca benzina, arrivo, vi porto fin davanti l'ONG, sono poche miglia dalle coste della Libia. La ONG vi fa salire immediatamente perché il loro obiettivo è portarvi in Europa e poi voi andate con una grossa nave, non più con una barchetta, in Europa e scendete perché vi fanno scendere. Cos'è successo? Con le ONG ferme, sequestrate, che non volevano più andare per paura di avere sequestri, multe, eccetera, eccetera, per un grande periodo di tempo non c'erano più ONG davanti alla Libia. Quindi le persone non partivano perché gli scafisti non potevano più dare la garanzia delle ONG. Gli scafisti a molte volte non vogliono arrivare fino in Sicilia perché sanno perfettamente che rischiano anche loro di morire nel viaggio. Quindi le partenze sono drasticamente diminuite anche con la collaborazione dei militari libici. Riducendo le partenze del 90%, alcuni continuavano a partire. Di quei pochi che partivano, alcuni arrivavano in Italia con gli sbarchi fantasma. E altri morivano in mare. Potevano essere salvati quei pochi che morivano in mare se c'era un ONG? Chi lo sa, perché l'ONG stava magari davanti alla Libia. L'ONG non può stare ovunque. E questo è il problema di queste barche chiamate fantasma, che arrivano proprio a volte davanti alla Sicilia, alla Sardegna, a Lampedusa, perché sono così piccole che i radar e gli aerei di Frontex e i radar italiani delle ONG non riescono a vederle. Ed è per questo che quando naufragano non possono a volte essere salvati da nessuno perché non sono visibili, sono appunto fantasma. Quindi adesso i morti sono triplicati come sono triplicate le partenze, sono triplicati gli arrivi. Quindi la morte, come quelle successe, mi dispiace, davanti Lampedusa, la causa non è fermare le ONG, perché adesso le ONG non sono state fermate. Il problema è proprio dargli il via libera alle ONG che si scatenano le partenze. Guarda, c'è il governo che vi fa scendere e vi ridistribuisce in Europa, che non è vero, o in Italia e in Europa. Partite perché comunque ci sono di nuovo le ONG e se arri quando arrivate lì comunque vi fanno scendere perché Conte l'ha detto. Farò scendere tutti perché verranno ridistribuiti in Europa, non è vero, ma verranno distribuiti in Italia, come abbiamo visto l'altro giorno. E questo è il problema, Saviano. Io te lo sto dicendo non per andare contro te o voler dire qualcosa opposta, anteponendo, posponendo, mettendo delle farlocche giustificazioni fantasiose di parte. Ti sto dicendo realmente qual è la realtà. Mi dispiace contraddirti, ma non è colpa di Salvini, dei morti di adesso, né di Gentiloni. La colpa è del buonismo che ha aperto i porti, stanno partendo rischiando la vita. Le ONG, anche se sono tutte schierate come adesso, saranno 5, 6, 4, le partenze sono troppe, non possono vedere tutte le barchette che passano. E questo è il problema. I morti hanno cominciato a diventare di nuovo tanti, proprio per i porti aperti e per l'ONG in mare. Prima erano drasticamente diminuiti, ma c'è chi tuona. Non è vero, è che i morti non si vedono. Attenzione! Prima non si vedevano e durante Salvini non si vedevano. Però in percentuale erano di meno. Meno partenze, meno morti. Non stiamo dicendo che non ci sono morti. Prima i morti erano, dico un numero a caso, 4.000. Con Salvini erano 200. Meno 4.800 morti,
Ma c'erano i morti invisibili prima e ci sono i morti invisibili adesso, e adesso aumentano di nuovo con i porti aperti. Questa è la realtà. Non bisogna nascondersi dietro un'ideologia o un prepensiero confezionato e dire: Salvini sbaglia, porti aperti perché porti chiusi provoca morti, razzismo. Non è vero, non è vero. Saviano, tu che sei uno scrittore, una persona intelligente, fermati un attimo a pensare a quello che ti ho detto. Se guarderai questo video, chissà, magari non lo guarderai mai, molto probabile che non lo guarderai mai. Ma non è così come dici tu. Non è così. E la mia non sono cose inventate, è la realtà. E vi ringrazio per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.